stata quella che abbiamo dedicato a due tifosi speciali, dice tifosi come tanti, scoppiati come poco. Loro si chiamano i Bianco Scoppiati, hanno una pagina su Facebook e ieri sera, insomma, Marco, hanno veramente fatto un po' di cabaret, tra virgolette, ci hanno fatto vedere il calcio un po' tante in maniera battute, ironica. Esatto, tante battute, tante vignette che fanno davvero ridere, Martina, davvero. E allora? Andiamo a vedercela. Visto che poi hai lasciato anche il posto a uno di loro due alle mail. Ma molto volentieri l'ho fatto. Così ha mostrato un po' qual è il repertorio di questa pagina di Facebook che vi invitiamo a visionare e vi invitiamo a cliccare mi piace per sopra, così più siamo e meglio è a vedere il calcio con un po' di leggerezza e ironia che fa sempre bene. Vediamo, i Bianco Scoppiati. Trovati in postazione mail, ci dovrebbe essere Ampelio Padovan. Pronto? Buonasera. Buonasera. Benvenuti a questa nuova edizione di Bianco Scoppiati Channel. Sarò qui per condurre questa edizione rimaneggiata, ma comunque simpatica. Prego. Allora, partiamo dalla primissima notizia, la notizia freschissima, perché l'altro giorno abbiamo il nostro amico Donati che su Twitter è andato dicendo non vedo l'ora di rientrare, magnifico, è rimasto un'altra volta chiuso fuori come vedete dalla foto, aspetta le sto aprendo tutte, eccola qui, come vedete è rimasto fuori, chiuso fuori. Ah, poi la seconda notizia, una notizia culinaria, dato che questa sera non avete il cuoco, provvediamo noi. Eh no, a martedì grasso i ristoranti lavorano a pieno ritmo. Porca miseria, com'è vero, lo dice anche il mio stomaco qui che brontola. Dopo ti porto. Ah, bene. Dopo le ultime prestazioni opache del nostro centravanti, la cena è servita. Signore e signori, abbiamo qui Anello Cottolo e buona giornata a tutti. Potevamo fare anche anello frittolo, giustamente, essendo martedì grasso, ma ci penseremo per l'anno prossimo. Benissimo. Poi abbiamo, beh, questa ormai forse l'avete visto un po' tutti, però è bella da ripetere. Questa è una genialata, io voglio sapere tra te e Elisetta chi ha avuto l'idea. Tu? Ma sì, è nati insieme, sì. Diamogli merito una volta. Polemica lì. Una volta tanto, proprio gentilissimo, possiamo annunciare che Bianco Scoppiati entro mezzanotte si scioglieranno. Perdete i pezzi, insomma. No, questa è stata molto simpatica, però io do merito, prima che al bambino Marcello, al bambino Filippo, perché è stato un genio, veramente. Insomma, sì. Vedendo la sua foto è stata naturale, insomma, quella con... poi noi abbiamo un presidente che ben si presta, anche perché io me lo vedrei veramente con questo cartello, insomma, siamo onesti. Secondo me avrebbe messo anche espressioni ben più colorite. Mi dia un bianco, tipo quella, no? Sì, ma anche di peggio, vabbè, ma non citiamo, perché siamo ancora in no, comunque, ricordiamo che Filippo è il bambino interista che ha detto potete vincere perché a scuola mi prendono in giro e si è presentato allo stadio con lo striscione, che dall'altra parte gli ha risposto, caro Filippo, cambi squadra o cambi scuola, sì, per cui... poi lì, ecco. È partita una telenovela, insomma. E allora qui abbiamo invece, avete ironizzato su questa cosa con Cestaro, la Cop e la Sisa, cos'è che è, no? Dalla sì, Coppa e alla Lì. Sì, ecco. Potete vincere, altrimenti la Coppa e la Lì mi prendono in giro, grazie Marcello. Io me lo immagino anche con la vocina proprio del bambino. Grazie Marcello. E apriamo una piccola parentesi, ringraziamo Leandro qui presente che ci ha pubblicato anche questa vignetta sul mattino, insomma. L'ho fatto perché era bella, mica perché per fare un piacere. Diamo il ringraziamento. Benissimo. È una polemica dietro l'altra, vai avanti. Veramente il Mughini di Telenuovo, cavoli ragazzi. Un'altra notizia, beh, con il rientro di Succi, che insomma lo riconosciamo con la sua qualità e grinta, aumenta per tal canto il ventaglio di opzioni in attacco, ma siamo sicuri che siano solamente in attacco. E qui lo vediamo, insomma, in un'ipotetica formazione formata da 11 Succi, insomma, farebbe la sua porca figura, mi viene da dire. Beh, sì. Ma non solo. E poi cosa dire, le notizie sono tante, certo che noi vi invitiamo a seguire le nostre edizioni che sono perennemente aggiornate, invitiamo tutti, ecco, permettimi Martina, certo, di raggiungerci su Facebook, venite su Facebook, è una paginetta simpatica dove veramente cerchiamo di prendere con un po' di ironia, di ironizzare, insomma, di divertirci un po', di viverla in maniera un po' più leggera, venite, basta mettere un mi piace, dite la vostra. Siete bravi. Cosa? E siete bravi. Perché ogni volta ne inventate qualcuna e fate sempre ridere, eh? Se posso farvi questo complimento, troppo veramente, di cuore.